A Pesaro scuole aperte, ad eccezione dell'Ipsia Benelli, l'istituto professionale di Via Nanterre, a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, è rimasto chiuso nella giornata odierna. L'allagamento delle scorse ore ha colpito il piano interrato della scuola, con l'acqua che è giunta fino alla cabina elettrica, impedendo così la riattivazione dell'energia da parte dell'Enel. Giorni di duro lavoro anche nelle ore notturne per eliminare l'acqua e permettere la riapertura dell'Ipsia Benelli a studenti e docenti. Benelli è l'istituto che ci ha creato più problemi. Ormai sono 48 ore che lavoriamo, già la scorsa notte abbiamo cominciato a lavorare e contavamo di oggi di essere aperti, ma non siamo riusciti perché purtroppo l'acqua ha bloccato la cabina primaria e quindi si sono bloccate le pompe e da lì c'è stato il disastro. Domani sicuramente con qualche disagio che grazie alla dirigente scolastica dell'Istituto Benelli riuscirà in un modo o nell'altro a garantire la giornata scolastica, noi comunque daremo l'energia elettrica per lavorare in sicurezza. Ci abbiamo sperato fino all'ultimo momento, ma passata la notte, al mattino, anche con i tecnici dell'Enel, abbiamo deciso che non era in sicurezza riaprirla. Ad oggi dovremo chiudere entro la giornata e quindi domani tutti a scuola. Occasione importante per fare un bilancio sulle criticità legate al maltempo in altri istituti scolastici della provincia. Chiaramente le criticità endemiche che abbiamo in diversi istituti con le finestre ammalorate, alcuni punti, e questo naturalmente non ha agevolato come in tante altre situazioni della città. Però diciamo che non si è avuto necessità di interrompere l'attività didattica, tranne appunto questa dell'Istituto Benelli. Scuole e non solo, il maltempo ha messo in ginocchio l'impianto sportivo del Vismara Calcio, considerato all'avanguardia a livello dilettantistico dopo i lavori di ristrutturazione di 4 anni fa. Purtroppo, come potete vedere, i danni sono ingenti. Come società sportiva noi ci siamo subito attivati, chiaramente con tutti i dirigenti, ma anche i ragazzi componenti della società sportiva, per ripristinare le strutture intese come spogliatoi, luoghi di ricreazione e anche la sede. Però purtroppo il danno più grande che abbiamo ricevuto è qui sul campo sintetico. Questa è la casa di 200 ragazzi, una casa sportiva per 200 ragazzi del settore giovanile e non solo, perché c'è l'associazione Out che fa calcio sociale qui. Abbiamo un calciotto che si allena qui, c'è una terza categoria che si allena qui che è la IS Dini e noi come Vismara Calcio vogliamo quanto prima ripristinare questo campo, chiediamo aiuto un po' a tutti perché dobbiamo in qualche modo ripristinare questo campo quanto prima possibile per dare una casa sportiva ai ragazzi. Quali saranno le prossime azioni? Abbiamo sabato mattina un sopralluogo con la ditta che ha costruito il campo, che è la Delfino, e insieme al comune che si è subito attivato. Dovremmo capire l'entità dei danni, sabato mattina durante questo sopralluogo capiremo l'entità dei danni perché la moquette, detta in maniera molto pratica, è completamente rovinata. Quindi bisognerà capire il sottofondo, cosa ha subito, quali danni ha subito per cercare di affrontare al meglio il ripristino, insomma.